Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in un nuovo video, un nuovo mukbang! A letto rigorosamente con la pizza! E questa qui è la pizza del ristorante Cameo al prosciutto che io ci ho aggiunto, come vedete, la mozzarella, quella grattugiata di MD che è buonissima! E da bere Sprite, ma non la berrò a canna. La berrò col bicchiere, cin cin, fresca perché l'avevo messa nel pozzo prima di mangiare. Bene, buon appetito ragazzi, mi mangio questa stupenda pizza. Allora, ovviamente prima di mangiare disinfettiamo le mani con la mucchina. Allora, finalmente diciamo che si sono abbassate temporaneamente le temperature qui a Milano. Penso che per qualche giorno ci dia tregua dal caldo, poi tornerà in pieno il caldo. Se non fate caso al Dyson che è sotto carica, adesso Davide me lo deve mettere nello sgabuzzino, con la sua postazione, così avrà il suo posto lì e quindi non dovrò più caricarlo qua in corridoio, non dovrò più caricarlo qua in camera. E grazie che siamo arrivati a 77.200 iscritti, grazie ragazzi. Allora, mangiamoci questa pizza, quindi buon appetito, buon pranzo, buona cena, buona colazione, buona merenda, buono spuntino di mezzanotte, buon aperitivo, buon quel che vi pare. Buonissima, che meraviglia. È proprio buona la pizza. Guardate che non c'è niente di più buono della pizza. Persino queste qua surgelate sono 1.000 volte meglio di quelle che, ahimè, la Riserbella, nei posti che abbiamo provato, non erano buone, erano proprio acide. Queste qua surgelate sono qualcosa di pazzesco a confronto, mentre una normale pizza è meglio la pizza della pizzeria, però queste qua sono il top. Allora, ragazzi. Allora. Mentre giro questo video è uscito il mega spesone sul canale di Coppia. Se non l'avete visto, andatelo a vedere perché c'è molta spesa interessante. Gli sconti di quello che avete visto o che vedrete nel video spesa valgono fino a domani 5 agosto, perché poi dopo non ci sono più questi sconti. Ah, ragazzi, vi devo dire che farò un video che non ho mai fatto sul canale, ovvero, e qui scommetto che gli haters, i curiosoni, quelli che hanno sempre da dire, saranno molto contenti di questo video perché farò un try on haul solo ed esclusivamente di costumi. Quindi ragazzi, sì, farò un try on haul di bikini indossati. E quindi, top, yeah. Questa aggiunta che si chiama tipo doppia mozzarella, buonissima. Perché qua sì c'è la mozzarella, ma è poca. Questa aggiunta è qualcosa di poetico. È una poesia. Vabbè che già al mare mi sono fatta vedere in costume, però qui proverò diversi costumi, logicamente prima li lavo, eh. Proverò diversi costumi. Sono
sono tutti bikini, tranne uno che è uno intero, perché me l'ha piaciuto, perché era, ci sono delle mezze trasparenze, però io uso i bikini. E quindi vedremo un attimino, sono curiosa di vedere come mi stanno. E poi sarà un video fresco, cioè hashtag video fresco, interessanti da vedere, ragazzi. Sì, quindi fatemi sapere se la cosa vi piace e vi interessa, ma sono certa che vi piacerà tantissimo, solo per la curiosità di vedermi in costume, quindi sono sicurissima. E sì, poi ovviamente ci sono le persone che mi seguono con affetto, che piace qualsiasi video che faccio e mi fa molto piacere, quindi nulla, è buono. Ho iniziato a guardare la terza e ultima stagione di The Dark ed è un casino allucinante. Ho visto i primi due episodi, la trama si infittisce, che poi sarà l'ultima stagione, mi sono curiosa di vedere come va a finire e stiamo a vedere. Comunque, se avete qualche serie TV da consigliarmi, nuova, consigliatemela, genere comunque di quello che mi piace a me, che vi ho sempre parlato, oppure horror, è andato sul sicuro. Dovrebbero essere iniziate anche altre serie, che quando ero al mare mi è arrivato la mail da Netflix che erano queste nuove serie, che c'erano queste nuove serie, e quindi le devo vedere tutte, ragazze. Amo vedere le serie TV, proprio tantissimo. Non sono neanche a metà. Ho cotto un pezzo di mozzarella. A proposito, volevo chiedervi una cosa. Se a parte casa, Maison du Monde, Jask, avevate qualche altro negozio per la casa da consigliarmi? Per esempio Happy Casa lo sento nominare spesso, Casa Shop, non lo so se vendono online, non ho idea, però vorrei andare proprio fisicamente nel negozio, e so che ce n'è uno sempre vicino a Jask, forse o Settimo Milanese o San Giuliano, una roba del genere. E quindi volevo se mi potevate consigliare qualche altro negozietto simile come Happy Casa, così, anche perché sapete che stiamo ristrutturando e quindi sono alla ricerca di cose, se voglio cercare dei bei tappeti, dove li posso trovare, magari se mi sapete indicare
dove comprare dei bei tappeti, insomma, belli che fanno scena, da mettere uno in cucina. E quindi, non so, tutto work in progress, ragazzi. Stanotte abbiamo dormito con il lenzuolino, ovvero il copripiumone senza il piumone dentro, e siamo stati benissimo perché c'era quel frescolino, pioveva, stava benissimo. Il ventilatore ora è acceso perché fuori c'è il sole, ma non è quel sole potente, no? È a 1 invece che essere a 3, è a 1. È lontano, si sta bene. Niente. Mangio l'ultima fetta perché sono veramente piena. Non ci crederete, ma è così, ragazzi. Queste 3 le avanzo e mangio questa. Scoppio. A sorpresa, ragazzi, ci sarà una live dove mi peserò. Non vi dico più quando, né entro quando. Ho deciso che lo voglio fare, che così metto a tacere tutte le persone che dicono che io sono ingrassata e non sto dimagrendo. Anche se onestamente non me ne frega niente che dicano bugiardaggini sul mio conto. Però lo voglio fare, così come uno schiaffo morale a quelle persone, così. Non so. Anche se comunque si vede, fa niente però, ragazzi. E poi io non ho mai detto che dovevo dimagrire velocemente. Io ho detto che sono a dieta, ma io posso dimagrire nel tempo che voglio io. Anzi, dimagrendo piano piano, la pelle non va a svuotarsi e rimane poi dopo da dover togliere. Così è anche una cosa un po' più tonica. Bisognerebbe associare ginnastica, è vero, ma anche i massaggi aiutano. E quindi, insomma, vedremo, tutto work in progress. Un augurio che mi faccio per tutti noi, è che passi tutto questo disastro che c'è stato, che si torni alla vera normalità. Ecco. Bene. Grazie. Io sono pienissima, non ce la faccio più a finire questa. Veramente ormai non ce la faccio più. Bene, ragazzi, io spero, infatti ci credo che la canotta è messa storta, perché poi dite non sono nessuno giù. No, ragazzi, è storta la canotta, l'ho messa io tipo così. Comunque, bando le ciance, io vi saluto, vi ringrazio, grazie a tutti quanti, veramente grazie. Siete fantastici, tutte le persone carine che scrivono. Grazie. Ho visto che stanno cominciando a esserci anche più commenti positivi. E questo mi fa molto piacere, perché ho visto che comunque le persone non si lasciano più influenzare dagli haters. Se ne fregano e scrivono lo stesso. E questo mi fa molto piacere. Bene, io vi mando un mega bacione e grazie a tutti i nuovi iscritti e gli iscritti di sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro e al canale Chiara d'Alessandro ASMR. Lì c'è mio marito che sbuca perché ha sentito che ho finito, perché dobbiamo guardare Orange is the New Black. Mentre guardiamo il telefilm, io vi monterò il video, che così ve lo farò uscire per massimo le 8:30. Bene. E basta, io spero che abbiate avuto compagnia e che pranzerete, mangerete insieme a me, insomma.
e un altro bacione e ciao a tutti. Ciao!